ti va domani. Te lo dici. Lo sa, lo sa. Lo sa. Allora, Ivi, insomma, ha mosso i suoi primi passi nel mondo al Festival di Locarno, poi è uscito al Festival Internazionale e adesso sta iniziando con queste anteprime. È stato ieri a Bergamo, oggi a Milano, poi domani c'era la prima, dopodiché entra nel percorso di distribuzione civile che da anni portiamo avanti io, Andrea, Sara Zavarise, Stefano Colizzoli come Zalab, no? È distribuito da Zalab, che è una piccola casa di distribuzione che distribuisce cinema documentario dentro e fuori il cinema, dentro e fuori, perché il cinema che si permettono il lusso di mostrare dei documentari sono sempre meno, per fortuna ci sono, lo dimostra Beltrade, però sono pochi e fanno molta fatica, per cui da anni, soprattutto per film documentari che riescono a intercettare l'interesse e anche la capacità che ha un film, no, di creare campaign, advocacy su un argomento, diventano degli strumenti utili per vari gruppi di persone, dalle parrocchie ai centri sociali a gruppi informali con cui Zalab ha costruito negli ultimi 10 anni una rete e che riescono a portare ad avere una vita simile a quella di un film all'interno dei cinema, anche fuori dai cinema, con questo sistema molto semplice. C'è una mail che è distribuzione@zala.org, dove c'è una persona pagata per coordinare e organizzare il percorso distributivo e per cui uscirà, è una distribuzione molto diversa, nel senso che non ha mai, quasi mai tenitura, cioè di solito fa una, due o massimo tre serate in una città e la distribuzione dura per 5, 6, 7 mesi. Poi il film è coprodotto da Rai Cinema, per cui molto probabilmente avrà anche un'uscita televisiva, insomma, quello però ancora non abbiamo nessuna informazione. E poi c'è un distributore internazionale che è Wonder, che cercherà di farlo vivere anche all'estero. Io ho una riflessione di tipo estetico. Quel che mi porterò di queste immagini sarà come lei si vedeva, cioè lei si faceva fotografare per i figli come fosse una regina, perché a me sono rimaste tutte queste sue immagini come su un palcoscenico, come lei si vestiva, si agghindava e l'avevo vista in mille modi diversi, con mille colori, mille fogge, e a me è rimasto questo, come se fosse una regina di Saba, una qualcosa di inaudito in un luogo così. Questo mi è rimasto. Sì, anche a noi questo è una delle cose che ci ha colpito di più e che ci ha portato al di là del film a decidere di costruire, mettere in piedi questa mostra fotografica, che sarà composta da 10 pannelli che da una parte hanno una serie dei suoi esperimenti artistici, no? Già qualcuno si intravede nel film di questi compositing tra il mondo, tra la vita reale di Castel Volturno e Vite Improbabili, dove lei costruisce, no? Si immagina una ricchezza, una vita di ricchezza, oppure mette insieme persone che non potrebbero stare insieme, per cui aggiunge un parente africano che continua a vivere in Africa in una cerimonia che viene celebrata in Italia, no? Per ricostruire delle memorie familiari che altrimenti non potrebbero esistere. E dall'altra parte dei pannelli saranno 10 ritratti di Ivi intera, autoritratti, in cui in ognuno di questi lei è una qualche regina diversa da quella precedente e da quella successiva. E ha sempre molto giocato, no? Sulla sua identità, è sempre stato un elemento di creatività forte, molto forte. Anche quando l'abbiamo conosciuta, nell'arco della stessa giornata si cambiava di vestiti 3 volte, diventando una persona completamente diversa. Volevo sapere se si sa di chi sono le foto in bianco e nero scattate a Ivi. Sì, certo.
E poi l'altra cosa, mi ha colpito molto quella ripresa circolare verso la fine del film, in cui lei prega, è una preghiera dolorosa e si sofferma sulle foto, pregando che Allah, Dio, dia il denaro perché possano comprare le foto i clienti. Mi è piaciuto molto proprio questa ripresa circolare che accompagna questo parlato, e ho trovato che lì viene fuori davvero una persona che sta riflettendo su come, sul senso del suo modo di inquadrare, di riprendere la realtà. La prima cosa che... La fotografia in bianco e nero. Anzi, no, le foto in bianco e nero sono di un fotografo di Caserta che ha fatto un lavoro su Ibi, lui si chiama Giovanni Izzo, e niente, gli abbiamo chiesto perché era diventato amico di Ibi, è stata la persona, una delle persone che hanno poi insegnato a Ibi e a Salami a utilizzare la macchina da presa all'inizio, no? Era un gruppo e poi ci ha costruito questo lavoro fotografico. E sulla preghiera in effetti ci sono diversi materiali dentro l'archivio Divi in cui rientra la preghiera, no? C'è anche quella scena della capretta prima che venga uccisa, o moltissimo altro materiale in cui lei riprende mentre prega e lo fa sempre all'interno delle videolettere che sta preparando per mandarle ai figli. E è un momento di grande intimità in cui, come dire, si auspica di poter arrivare a quel punto nel futuro in cui può fare arrivare la famiglia in Italia, in cui tutto ci avrà il permesso di soggiorno e la sua vita potrà riprendere forma. Proprio adesso, l'altro giorno, eravamo qui a Milano al Festival Visioni del Mondo, con Salami anche, che è venuto a presentare Ibi, e mi raccontava, Salami è in Italia da 22 anni, da 22 anni paga non 150 ma 400 euro al mese di affitto e non è mai riuscito ad avere un permesso di soggiorno che superasse 2 anni, no? Ha sempre dovuto ricorrere alle varie protezioni umanitarie, questo e quell'altro. Finalmente ha un permesso che gli durerà 5 anni, una protezione sussidiaria con cui può finalmente trovare un lavoro, no? E lui ha questo forte rammarico e questa idea che tutta la fatica, tutte le difficoltà vissute fino ad oggi, in questi 22 anni, avranno senso solo nel momento in cui lui può finalmente, come dire, iniziare ad avere una vita reale in Italia, a pagare le tasse, acquistare una casa e fare arrivare finalmente i figli che ormai crescono e che spererebbe potessero fare l'università qui in Italia. E dentro a tutto quel mondo di preghiera c'è sempre questa pulsione, no? Verso un futuro che deve dare senso a 20 anni di difficoltà e di impegno e di sforzo. È quel momento lì, no? Pare che non ci siano, no, c'è. Invece la scelta di dire solo alla fine che lei è morta e non anticiparla. Quella è una scelta di regia su cui abbiamo ragionato moltissimo. È motivata da Com'è? motivata da Ma motivata dall'idea che se noi avessimo svelato fin dall'inizio che Ibi era morta, la relazione tra il pubblico e tutto il racconto era completamente diversa, no? Cioè, da un lato assumeva un valore quasi retorico, no? In cui ti dico questa è morta, però adesso ti racconto la sua storia. E dall'altro, non so, ci sembrava che avesse ci fosse un po' troppa retorica nel raccontare fin dall'inizio che fosse morta e che poi distogliesse un po' troppo dalla naturalezza. Poi è evidente fin dall'inizio che Ibi non c'è più, no? Perché tu hai Salami ripreso da me nel presente, e mentre Ibi la vedi sempre in immagini che sono immagini di memoria, immagini di ricordo. Però fino all'ultimo è interessante che il pubblico può anche immaginare che magari è stata espulsa, che magari cioè, è finita male, ma da un punto di vista del permesso di soggiorno c'è una speranza diversa. E per cui ci sembrava il modo più intelligente di raccontare la sua storia.